mie sorelle. Eccomi qua in una prospettiva, angolazione un pochino diversa. Magari col tempo, piano piano, li faccio un po' nei vari punti. E dicevo a me stesso, è qualche giorno che mentre faccio questi video, no, live e anche per YouTube, che mi viene su spesso qualche cosa sulla lotta che voglio sempre dire, perché secondo me c'è un insegnamento che mi aiuta ad andare avanti, non perché abbia bisogno di essere aiutato, però sai, sono quelle generosità, no, che questa mamma creatore, no, che non ha un sesso, no, ecco, approfitto, no, ho sentito dire ultimamente da qualche parte, diceva Dio non ha sesso, l'anima non ha sesso. Non è vero, l'anima è solo sesso, l'anima è il sesso maschile e femminile dentro di sé, è compreso, perché l'anima è una manifestazione di Eros costante. Ho letto, no, informandomi piano piano nel tempo, in questi ultimi tempi, eccetera, passando da Freud, da Jung, eccetera, ascoltando anche video di varie persone, mi sono fatto una base informatica di informazione che mi è servita per farmi il punto sul mondo esterno, no? Come siamo messi in realtà, andando al nocciolo e via discorrendo. Ma non mi ricordo cosa stavo dicendo. Spero di riprenderlo. Madonna, questa mia... No, se è il mio creatore che gioca, bisogna che gioca con lui. Mi lascio andare, perché è quello che mi insegna, mi lascio andare e... Se ha senso quello che stavo dicendo, me lo farà riapparire, se no prendo e parto dicendo un'altra cosa, perché qualsiasi filo qui mi passi attraverso gli occhi mi riconduce a sempre quel punto di partenza unico, no? Che pulsa, una vita che non si ferma mai, che ha cominciato a farmi fare delle cose... Ah sì, parlavo della lotta, no? Di quante esperienze sono successe dove io ho scoperto che cosa. Perché la lotta per me è stata molto importante, no? Perché, ok, è un'esperienza sportiva che ti forma per essere un cittadino adulto che nella società può dare il meglio di sé, no? Avendo avuto un'esperienza che ti mette in qualche modo alla prova, no? E per me è stato importante perché ho avuto molte vittorie, non ho sempre vinto, ho anche perso e a volte in modo che quando mi viene in mente mi morderei nelle mani per i cazzi miei, no? Proprio ho fatto delle cose terribili e ho fatto delle cose meravigliose, no? Meravigliose come tutti quanti noi, nel loro campo succede di fare cose terribili, cazzate terribili, che dici ma perché ho fatto quella cazzata, che lo sapevo e l'ho fatta. E cose meravigliose, che dici non so come ho fatto, mi sono uscito fuori e mi ci sono trovato dentro. L'esperienza importante, bella, della lotta è stata l'esperienza con gli allenatori e l'esperienza che io ho avuto come essere umano che andavo lì a lottare per non so bene che cosa dovevo conquistare, no? Perché è quasi un amor proprio. Infatti mi ricordo la primissima gara che io ho vinto a livello nazionale, il primo campionato italiano. Io mi ricordo che quando andai a fare quella gara lì, dentro di me mi sono detto, ho detto io mi sono rotto il cazzo di perdere, no? Che vincevi e poi quando c'era sempre qualcuno che ti batteva, io mi sono rotto il cazzo di perdere. Ma non ero cosciente che se tu non vuoi perdere con nessuno allora vinci, no, io non voglio vincere, io non voglio più perdere, no? Avevo quell'incazzatura lì. E mi ricordo la felicità quando mi sono ritrovato finalmente in finale, in questo campionato italiano, mi sono trovato in finale con la mia bestia nera, con un certo Turri di Faenza
che aveva la faccia da figlio di puttana, era biondo con gli occhi neri, era tutto con i ragazzini, era tutto così. Ed era un atleta fanculato, no? Di quei ragazzi giovani esuberanti che con poco, eccetera, così, conquistavano delle vittorie anche sul materassino, lottando con dei ragazzini come me che da poco avevano iniziato a fare. Però io me l'ho incontrato 4 volte, ma mi ha sempre battuto, anche se molte volte per colpa mia, perché per mia esperienza. Morale, arrivo in finale con lui, no? Arrivo in finale con lui e il regolamento era messo in questo modo qui, no? Che io avevo battuto tutti i miei avversari per schienata, perché io avevo 0 penalità. Lui invece aveva raccolto delle penalità in più, no? Per cui per il regolamento, se io e lui avessimo finito l'incontro entrambi squalificati, per scorrettezza, per passività, per dei motivi che ti posso fare perdere entrambi, ci beccavamo 4 punti di penalità per uno, che sono i punti che davano ad un incontro che veniva fatto. Se vincevi per schienato, tu restavi a 0 e l'altro beccava 4 punti. Adesso non voglio entrare in queste cose tecniche così, no? Morales, io non facevo un cazzo, io sapevo che se non facevo un cazzo, perché cos'è che faceva lui che a me mi fregava sempre? Cioè, quell'altro un po' del cazzo, un po' così, no? E io gli andavo sotto e lui mi tacca, mi fregavo questi colpetti alla vaffanculo e io ci restavo sotto, no? Ma la morale era, ero sempre io che attaccavo, no? Mi trovo in finale con Turri. Sapendo di questa penalità a mio vantaggio, che se fossimo stati squalificati entrambi io avrei vinto il titolo nazionale e lui sarebbe arrivato secondo, ho detto io questa volta non faccio niente. Quando l'arbitro ci fa dare la mano e dice via, io aspetto che si muova lui. Io tra l'altro ho fatto una gara quella volta lì magnifica, avevo un colpo solo che gli schiantavo tutti. C'era l'allenatore della nazionale che mi è venuto vicino e ha detto: ok, vabbè, vinci, però fai solo quel colpo lì, fammi vedere. No? Allora, l'incontro successivo, ho fatto una serie di 7-8 colpi, gli ho fatto capire che allora, ha capito. Infatti, poi mi chiamò il collegiale dopo. Ma torniamo alla finale. Comincia l'incontro, io sto fermo e lui sta fermo perché sapeva come doveva fare con me, fare un po' il dandy dandy e io avrei abboccato come un baccalà, ma stavolta io ero lucido, sapevo com'era la cosa, no? E io dico, dai, ti fai avanti te, no? E lui sta fermo, perché sapeva che se si faceva avanti era diversa la baracca, e lui sta fermo, io sto fermo, e l'arbitro ti dice, ragazzi, lottare, ok? Fermo, fermo, fermo. L'arbitro si rompe il cazzo, passività a tutti e due, una passività. Con 3 passività, via. Lottate, io sto fermo, lui sta fermo. Era la finale, tutto il palazzetto guardava noi, dopo il nostro incontro era finito il campionato. Perché era una categoria più numerosa. Fermo, fermo, oh, lottato, non lottato, non lottato, seconda passività. Io dico, adesso arriviamo alla terza, ma là che se te vuoi una speranza, ti muovi. E allora, ok, terza passività, Turi si muove, ma ha fatto una mossettina così, si è avvicinato, io sono partito con un colpo che non so neanche come cazzo. Morale, gli ho fatto un colpo secco, l'ho messo in schiena secco. Fortunatamente per combinazione c'era un fotografo che mi ha fatto la fotografia con lui per aria, che poi dopo è andato e mi hanno pubblicato sul Carriere di Faenza con scritto Martelli, io no? Martelli vince il campionato, eccetera, così, no? La felicità di quell'incontro, quando sono andato a fare la doccia, mi lavavo, dicevo io sono campione italiano, io sono campione. E mi ricordavo l'inizio che sono arrivato proprio umilmente, posso venire ad allenarmi? Sì, e cominciavo ed era una roba che non si poteva vedere. Ero lo straccio che veniva usato da quelli più bravini, ero il sacco, no? Con me si allenavano gli altri, però è così che cominci. Cazzo vuoi fare? Fai le aste, no? Fai le aste. Però la passione, tutte le sere di allenamento ero lì, volevo imparare, senza sentirmi degno. Non voglio disturbare, sto qui, no? E poi pim, 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 e ti accorgi che arrivi e vinci il primo campionato italiano. È la felicità di quella cosa raggiunta. E il senso del racconto comincia adesso, non è che l'epilogo è con la vittoria, perché la vittoria, ok, va bene, no? Va bene. Però è andando avanti, dopo, cosa è successo, cosa mi sono accorto? Mi sono accorto che quella felicità lì, di raggiungere un campionato italiano, vincere un quasi un campionato europeo, no?
non si rinnovava più. Era una cosa diversa, era, ah, adesso sei stato bravo, ah beh, se vinci è normale. È eclatante se perdi. Allora quando io facevo la cazzata con dei novellini, perché mi sottovalutavo, no? Dicevo, cosa vuoi da me? Io ormai sono nell'Olimpo. La cipollina a me mi ha fatto un servizio grazie alla lotta, che non me lo scordo più. Non me lo scordo più, non mi potrà attaccare e farmi montare la testa come mi è successo con la lotta e farmi fare delle figuracce da perdere con dei ragazzini. Con dei ragazzini, capito? Perché l'umiltà è la cosa più, è la forza più importante che io ho a disposizione, sulla quale non posso speculare, ma è la cosa più importante. Mi ricordo, e questa gara la devo dire non perché ho vinto, ma per come è avvenuta, perché mi chiamano in nazionale, mi dicono Montelli, tu devi fare i 62 kg, io adesso sono 95 più o meno. 95 kg, più o meno, forse 94, forse 96, ma 95 in media. Allora ero, quando lottavo, 72 kg. Mi dicono, vieni in nazionale, c'è un torneo a Bari, internazionale, eccetera, mettiamo dentro un pacco di italiani, perché così facciamo un numero e vinciamo almeno il trofeo come nazione, perché individualmente sono tutti i lottatori dell'est che hanno italiani, vengono qua, ci fanno un culo curioso, si prendono le medaglie, si tornano a casa e gli dice grazie. Questa era l'anda quasi sempre che avveniva con quelli dell'est, no? I bulgari, russi, eccetera. Mi dicono devi fare 62 kg, no? Io dico va bene, faccio 62 kg, però dico, io lavoravo come restauratore, il mio padrone mi dà solo 10 giorni, non mi dà 15 giorni. Dice, vabbè, vieni l'ultima settimana. Io entro un po' in dieta e arrivo là che sono 70 kg. Quando arrivo lì, l'allenatore mi vede e fa, fare 62 kg! Io ho detto, li faccio 62 kg. Lo so, ma come ci arrivi? E vabbè, tanto io ero un novellino, ero stato chiamato per fare esperienza. La punta di diamante nella mia categoria era il campione italiano assoluto senior. Io ero, penso, un junior al primo anno, capito? Era una promessa, ma non ero, capito, così. Morale, riesco a fare questo peso, no? Arrivi il giorno della gara, mi mancavano due etti, a me e un siciliano che combatteva nella categoria sotto di Piume nel 58. E io e lui, perché scadeva il tempo, no? Il tempo per fare il peso, perché se tu non eri in peso non potevi, eri squalificato, non potevi fare la gara. Mancava poco, sono gli ultimi duetti, la buttati via, eccetera. E mi ricordo, finito di fare il peso, sono andato a vestirmi. Mi vesto, arriva uno e mi fa, Montelli, a te ti è capitato il tedesco? Io ho detto, perfetto, perfetto. No? Mi abbasso per allacciarmi le scarpe da lotta e quando mi alzo, un giramento di testa, io dico, babà, dico, devo incontrare il tedesco. Però da me non si aspettava niente nessuno, no? E vado sulla materassina, quando tocca a me da lì a mezz'ora, quando vado sulla materassina ci vado, non dico come un agnello al macello, però con qualcosa io non ho più niente da dare. Non ho più niente, sono calato 8 kg, non ho più un cazzo, questo è un tedesco della Madonna, cioè. E comincia l'incontro. Com'è cominciato l'incontro che l'ho toccato? Mi è successa una lucidità e una forza e un'attenzione incredibile che ho mantenuto per tutto il torneo. Io nella mia categoria eravamo in 9. C'eri anche tu, Walter Casadei, ti ricordi che hai fatto una bella gara? 4 italiani e 5 stranieri, c'è il bulgaro, il polacco, il tedesco, lo jugoslavo e lo svizzero. E poi c'erano 4 italiani. Io non ho incontrato neanche un italiano, no? Ho incontrato tutti quanti gli stranieri. Mi sono ritrovato in finale con il bulgaro, che sempre per il discorso della penalità, se io riuscivo a portare l'incontro con il bulgaro in pareggio alla fine, io arrivavo primo ed ero l'unico italiano che avrebbe vinto la medaglia d'oro di questo torneo, che come
come Italia l'avevamo vinto perché avevamo tanta gente iscritta, ma come medaglie d'oro individuali non c'era nessuno, no? Io la potevo vincere. Morale, vado su, faccio il primo tempo, e nel primo tempo vinco io 3-0. Vinco io 3-0. A un certo punto, nel secondo tempo, lì faccio una cazzata, ma non è che la faccio, ma la faccio fare. A un certo punto è come se lui mi avesse telefonato e detto: allora, ascolta Montelli, adesso io ti faccio una bella ancata, è un colpo, no? Ti faccio una bella ancata, uno dei più terribili quando ci vai dentro, ti faccio una bella ancata e ti metto in ponte. E io con il collo così ho detto: ma io quasi, ma sì, vengo, no? Mi porta giù, mi porta via 3 punti e mi ha in una presa che da lì andare in schiena è una cosa facilissima. Non è proprio impossibile uscire, ma è dura uscire se ti pigliano poi bene, come mi aveva preso a me il bulgaro a strozzo, no? Sento Benedetti, l'allenatore nazionale, che fa: e io ero lasciato così, che mi sono detto: che cazzata, che cazzata, che cazzata. E ho detto: io da qui esco. Mi sono detto: io da qui esco. E non esco dalla parte che si aspetta, no? Dove mi strozzo di meno. Esco dalla parte dove mi strozzo di più. Ma non con quello spirito: voglio morire, sono un eroe. Perché sono passato di lì, sono uscito. E sono uscito e ho mantenuto quei 3 punti così, e l'incontro è finito in pareggio e io ho vinto il torneo. E la cosa bella di questo racconto non è che sborone che sono stato, la cosa bella è che umiltà avevo all'inizio. Sono andato come un agnello al macello, dicendo: io più di così non ho niente. E la vita in quel caso è venuta e ha detto: ok, è questo che io voglio da te, che dai tutto quello che hai. Perché tenertelo da parte non ha senso, è un'illusione. Dove lo conservi? Tutto quello che hai, il combustibile che hai nel tuo cuore, brucialo, perché puoi solo bruciarlo. Se tu pensi di tenerlo da parte, è un'illusione. Passa non bruciato, non diventa gioia, non diventa gusto della vita, capisci? E mi ha preso e mi ha fatto fare una gara meravigliosa, meravigliosa. Perché il mio atteggiamento umano, no, era nella posizione giusta. Quell'atteggiamento lì continua nella vita ogni giorno per me. Ogni giorno per me. E se allora era difficile o era, tra virgolette, che ci arrivavi per caso, per sfinimento, a dire: io così, no? Però sono qua, no? Non mi volete, io quello che posso fare, tanto devo fare numero, no? E così, questa è la cosa della lotta che riguarda il reparto mio atteggiamento personale. Poi nella lotta c'è il reparto lottatore, nella lotta poi c'è l'aspetto allenatore, no? Quello che ti motiva, che ti perfeziona, che ti conosce, che dice, eccetera, no? E se tu non hai un buon dialogo con il tuo allenatore, se l'allenatore non ha veramente conoscenza vera e non secondo lui, ma sì, buttiamo dentro, e non ha delle sue smanie, no? E vuole veramente, attraverso questo sport, farti trovare il meglio di quello che sei in grado di fare, perché fa bene a te. Non c'è bisogno di medaglie, anche se le ho appese lì come ricordo, no? Di un'esperienza che ho fatto, che continua a darmi nutrimento nell'informazione come adesso, no? Non sono lì per gloria, per dire: guardate, no? Quando le guardo dico che è bello perché ho attraversato un periodo dove per vincere quelle medaglie io ho fatto tante scelte. Lì ci sono le cazzate che ho fatto, cattive, e le cazzate buone ci sono lì dentro. Me le ricordo tutte quelle gare lì. Sono delle medaglie di bronzo che dico: oh, raggia la Madonna, capito? Perché ho fatto questa roba qui? E delle medaglie d'oro che non dovevano essere d'oro, no? Dovevano essere di un altro metallo, però sono diventate d'oro, perché il regolamento è fatto in un certo modo. Ci sono delle medaglie lì che non ci sono, che meriterebbero di esserci per le cose che ho fatto, ma per gioco della vita tu vai fuori. La gara più bella che ho fatto come lottatore non ho vinto la medaglia.
ma ho incontrato le bestie più grosse. E se non avessi mangiato due bomboloni la mattina per colazione, io mi sarei cavato una bella soddisfazione, perché li avevo schiantati tutti, a parte il primo che ci ho vomitato i bomboloni addosso. Vabbè. Allora, l'allenatore è molto importante, perché non deve pomparti l'ego. Io ho avuto un allenatore che non... Gli sono molto grato, gli sono molto riconoscente per la passione che lui aveva, per quanto ci ha seguito, quanto sacrificio ci ha messo, no? Però ho visto anche che lui ha fatto le cazzate. Lui ha sempre avuto sta mania delle combine, no? Nelle gare, allora tu Montelli dai l'incontro a Lunardini, perché secondo lui Lunardini era più bravo all'inizio, quando ci buttava nelle prime gare regionali, no? Lunardini è bravo, tu gli dai l'incontro, dopo lui va avanti, incontra Turri, quello di prima, incontra Turri, na, na, na. Io gli do l'incontro e poi dopo quelli che, a quali gli davo l'incontro perdevano da altre persone, eccetera, invece io il mio incontrocino lo vincevo, andavo avanti e mi ritrovavo ad arrivare secondo perché avevo dato l'incontro a Lunardini, allora vai, dai la medaglia a Montezza, dei casini per non stabilire niente, no? E tu non sai il tuo valore. Io mi ricordo l'imbarazzo di Lunardini che mi è venuto a dare la medaglia, ha detto guarda la medaglia l'hai vinta a te, l'ha mandata a me, però la meriti te. E non era farina del suo sacco, erano quelle cazzate che il relatore gli aveva passato e che lui da bambino, perché anche se sei un ragazzo, sei un bambino, accetti, capito? Accetti, anche se in te vorresti dire ma insomma, no? Così. Oppure quando ti pompa che ti dice Montelli, tu... Ecco, un appunto che lui mi faceva era questo. Tu Montelli, quando è il momento di tirare fuori i polmoni che non hai più, eccetera, molli, 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 no? E io so che non è vero. So che non è vero. Io ho mollato in molti incontri. Ho mollato in molti incontri. Perché a un certo punto arrivava... Quella domanda, ma la fatica che io sto facendo vale la pena che io mi dia così tanto? Che vittoria umana ricevo in più di quelle che ho già ricevuto? Niente, e allora basta, ti lasci andare e gli dai l'incontro vinto. Per lui è importante, per me non è una sconfitta, perché ho già appreso la lezione che la lotta mi doveva dare, no? Che non è un problema di vincere o perdere o di ingiustizie, giustizie e quelle cose lì. E il punto è tu, nella vittoria e nella sconfitta, nella giustizia o nell'ingiustizia, nell'errore o nella precisione, come hai vissuto, no? Io mi ricordo un incontro di lotta, un campionato italiano, anche quello, mi incontro con un faentino. Che era la sua bestia nera, sono stato di tanti i faentini, ma lui in quel momento era uno di quelli più sconfitti di me, no? E questo campionato studentesco a un certo punto non sapeva che cosa farmi, poverino, dico così, poverino, perché ha perso la testa e mi ha dato una testata, no? E io mi ricordo che ho visto un flash, un lampo così, ho detto ma... E quando è venuto il medico, Riavuti, eccetera, che ci ha fatto riprendere l'incontro, lui si è messo così e si è lasciato mettere in schiena, poverino. Perché si era accorto e ha detto, ma che cazzato ho fatto, no? E quelle sono cose belle, perché vedi quanto tempo ci vuole per perdonare una persona per una cazzata che ha fatto? Niente, basta che lui se ne accorga, no? Questa è la giustizia divina, vera, pratica, immediata, la nostra è lenta e mira soprattutto a rompere i coglioni, sia agli innocenti che ai colpevoli. È così. Perché siamo ancora confusi, siamo ancora impastati di non sapere che abbiamo già qui con noi la pace che si sta affermando. La pace è inevitabile. C'è un lottatore che sta lottando veramente per il bene di tutti, che sta realizzando anche i sogni più infantili che avevamo da bambini, quando ci rivolgevamo ai supereroi, eccetera. E non è un supereroe, non ha quei superpoteri lì. Però
però mantiene la promessa della speranza che tu hai quando la rimetti nel supereroe, che con i suoi superpoteri ti permette di mantenerti la tua vita serena e tranquilla finché tu te la viva. Non vuoi avere i superpoteri anche te, vuoi essere protetto, no? Vuoi essere protetto. E lui è qui e ha fatto un lavoro che è inevitabile. Ormai ha acceso talmente tante persone come me in giro per il mondo che ormai queste persone sono accese, a forza di parlare, accendono altre persone. E queste persone, quando si accendono, a loro volta fanno una luce intorno a loro che gli fa vedere la loro vita più chiaramente e non inciampano più con il mignolino in quello spigolo maledetto che lo beccavano sempre perché era semplicemente buio. Adesso vedi, c'è la cazzo lì. Ci giro intorno, saggiamente, non lo elimino, non lo distruggo, non gli do martellate, gli giro intorno, perché mi serve anche lui, no? Gli appoggio sopra la borsa le chiavi, il cazzo della pace, no? Così, non so, potrei anche finire adesso qui, perché ho parlato un po' della lotta, ho parlato un po' degli allenatori, anche se, no, degli allenatori devo ancora parlare, perché ho parlato dell'allenatore umano, no? E quando prima Best diceva che io dicevo sì, perché quella fatica lì non è più giustificata, no? E ora lui diceva non hai carattere, non hai carattere, no? E io sapevo che dentro di me non è vero, ho carattere, perché ho vinto delle cose nel passato, perché ho avuto carattere, ho avuto pratica, non ho mai messo le scuse. Capito? E umilmente sono andato avanti, passo dopo passo, e ho avuto le conquiste che sognavo, mi permettevo solo di sognarle, quelle cose lì, all'inizio, no? Come mi piacerebbe essere campione italiano? No, sicuro. Come mi piacerebbe andare nazionale? No. Come mi piacerebbe, ed è successo questa roba qui, potevo anche andare alle Olimpiadi, se non mi si fosse spenta quella cosa che mi dicevo, tutta questa fatica. Sto peso, ste robe, non ne vale la pena. La mia vita vuole qualcosa di più. Quella gloria lì è piccola. Cioè, non è piccola nel senso, capito, voglio che mi veda tutto il mondo. È piccola come senso di pieno che mi lascia, perché quella felicità della prima gara vinta non si è più ripetuta. Non si è, a parte il torneo lì con il bulgaro, no? Che è un altro tipo di felicità. No? Ma proprio quella felicità pura, fine se stessa, di sorpresa, io non volevo vincere, volevo solo non perdere. Che magnifica ingenuità, che magnifica purezza, no? Che ego meraviglioso, equilibrato. Tu ci sei, ma non vuoi sopraffare nessuno, ma non vuoi che nessuno ti faccia altrettanto con te. E la tua zen che ho inventato. È un altro regalo che penso che scopriremo andando avanti, come divertimento e significato. E adesso la pianto perché ho parlato un casino. Ciao a tutti. E...